Sono partiti, sta correndo velocissimo. Eccolo, eccolo, eccolo. Se riusciamo a star fermi a 7 per 2 ore. Questa non è Ibiza. Ditemi la ricetta delle cotolette impanate. George Orwell. Uguale, uguale a capo. Mila Illumina Ossa si classifica per il primo anno all'Edile Coran 2023. Buongiorno e benvenuti ad una puntata speciale di Illumina Aosta direttamente da Piazza Chanù, la piazza centrale di Aosta, per chi fosse di Pizzo Calabro e ci ascolta sempre. Esatto. Allora, stiamo per fare l'Edile Coran 24. 24? 24. Perché è 23 ma è 24. È l'età, è l'età. Ah, 24 anni l'Edile Coran, come me. 24 perché 24? Spiegacelo. Sono i giri che si fanno prima di iniziare. Tutti noi abbiamo già fatto 24 giri. Esatto. Vabbè, ok, ve lo devo spiegare io allora. 24 è la durata, cioè dura 24 ore. Adesso sentite un sacco di casino perché siamo in Piazza Chanù, ci sono un sacco di gazebi con tutte le squadre, sono 1400 partecipanti. E noi come arriveremo tra questi 1400? Benissimo, molto bravi, i più bravi. Se sentite un sacco di casino è perché c'è un palco enorme con le casse esattamente dietro di noi. Ma se sentite dell'altro casino, è Nico. È Nico, perché è il lui. Bambino che vedete e che sta piangendo e che adesso piangerà il microfono, però. Piangi il microfono. Non è facile farlo, eh. Abbiamo mamma di Nico e gatti, ma c'è anche Nico. Andiamo alla fontana a vedere se va meglio, se l'acqua ci cura il male. Ciao. Perfetto. Quindi Edile Coran 24, 24 le ore che ci vedranno protagonisti di questa corsa. Dalle 4 partiremo e correremo fino alle 4 di domani ininterrottamente, anche la notte. Quello che vedrete in questa puntata è il riassunto. Ovviamente l'Edile Coran 24 è una staffetta. Sì, quindi certo. Non corrono tutti insieme, corre uno alla volta, fa i 3 chilometri di giro, passa il testimone a un altro che continua il giro. L'obiettivo della nostra squadra qual è? Arrivare i primi tra gli ultimi. Se per arrivare terzultimi arriviamo ultimi. No, ma anche perché terzultimo chi è? Cioè, terzultimo ma non ti ricorda nessuno. No, posso dire una cosa, gli ultimi alla fine se la giri al contrario sono i primi. Quindi, come disse uno famoso. Allora, diciamolo chiaramente, noi puntiamo al premio Tananai. Il premio Tananai noi perdiamo, ma poi l'anno dopo arriviamo e facciamo, cioè siamo dei fenomeni. Esatto, la corsa dell'anno. Praticamente è una cosa. Esattamente, l'evoluzione diretta del. Questa è parte della nostra squadra. Ultima cosa da dire prima di iniziare è il ringraziamento allo sponsor, perché questa puntata è sponsorizzata da Edileco, che oltre a organizzare tutta l'ambaratan e a dare il nome all'evento, ci ha permesso anche di essere qui e di fare questa cafonata. Bravi, grazie mille. Di Lego, grazie. Magari poi durante andiamo a parlare col signore Di Lego. Esatto, sì. Parliamo col signore Di Lego. Roberto Di Lego, famosissimo. Mio padre totale. Possiamo iniziare. Io non vi ho presentato i miei ospiti. Vabbè, uno lo conoscete, il signor Collura. Salve, piacere, che Alessandro. Conoscete da molte puntate. È famoso quasi quanto il signor Roberto Di Lego. Collura. Siamo lì più o meno. Roberto Di Lego. Io sono Paolo e nella vita studio informatica e faccio musica. Io sono Luca, sono un insegnante all'ITPR, studio storia e sono un attore, ho studiato recitazione. Ah, cioè lui è l'unico serio. Sì, beh, lui si è presentato bene. Noi siamo stati contattati da Luca e abbiamo detto: dobbiamo fare cacciara. E quindi dobbiamo farla bene. Abbiamo creato una scatola Cacciara's Box. Madonna che poverata, ragazzi. No, ma che allora, la scatola presenta dello scotch per un motivo pratico, non perché volevamo coprire di chi era la scatola, perché non abbiamo i diritti per presentarla. No, cioè, non è per quello. Prossimo anno sponsorizzati da una famosa brand di vestiti sportivi. Oh, bene. Non okay. Diciamo quale. Tutte le persone che dovranno correre pescheranno da questa scatola dei bigliettini. E questi bigliettini prevedono due cose: o un disegno. E se becchi il disegno tu dovrai travestirti con un costume che noi abbiamo preparato ad hoc. Ma non è l'unica cosa, perché in realtà abbiamo preparato anche dei fogliettini bianchi in cui ogni persona potrà scrivere una modalità di corsa per rendere il tutto ancora più ignorante. Sì, ma sono 3 chilometri, cioè. Saranno 3 chilometri, ad esempio noi abbiamo immaginato 3 chilometri correndo solo su un lato. Quindi tu scegli il lato sinistro, il lato destro e dovrai farlo così, perché fa parte della regola della. Sì, ma poi è una cosa, cioè una volta che lei cosa succederà? Succederà che dopo questi 3 chilometri il tuo lato
lato, sinistro, destro, praticamente sarà diventato enorme. Chi è che deve correre per primo? C'è solo una persona che può correere per primo. Non è Roberto Edileco perché è impegnato. Qualcosa mi dice che... E quindi sarà il nostro Luca a percorrere il primo giro. Però Luca, ma io ti faccio una domanda. Vuoi pescare davanti a tutti questo biglietto per capire come correrà questo primo giro? Farlo. Che vado? Certo. Attenzione. Vabbè, è abbastanza intuitivo. Vedo Spider-Man. Ti diamo adesso il costume, che è lì. Adesso. Vai, porta il costume. Facci vedere. Questa pratica tutina. Ah, c'è pure la testa. Oh Gesù. Sì, poi puoi correre con la parte dietro aperta, se vuoi. Poi immagino da quante persone è già stato usato. No, nessuno. In realtà l'abbiamo anche lavato. Pensa a te che qualità. Va bene, allora vado a vestirmi e ci vediamo per la partenza. Ok, ti vogliamo vedere un po' vestito dopo. Ma dove va? Vado in missione. Vai, vai. Però siamo pronti e Luca è pronto, sta saltellando. Luca saltella, Luca saltella. Si scalda, è così che si scaldano tutti i big. Ecco, 5! È fuori di sé Luca, sta impazzendo. Vai Luca, lo vediamo. Sei. Corri! È partito! Vai, sta correndo velocissimo. Ecco, non è davanti a tutti, è proprio l'ultimo. È più o meno nei primi. Allora, per sicurezza Luca sta tenendo, guardando 10, da Venezia. Sì, più o meno tra i primi 10. È nei primi 10 dal fondo. È proprio là, lo vediamo, sta controllando bene da dietro tutti i partecipanti. Che è emozionato, secondo me, esatto. Luca ha un oggi po' quel ruolo di controllare, esatto, tipo le scope del Tour de Géant. Cioè lui è lì dietro, allora fa tutti dobbiamo arrivare insieme. Da buon Spider-Man cosa sta facendo? Lui fa la moto chiudipista. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, quindi è il momento forse di far pescare il bigliettino. Il prossimo, perché Nicole pesca il secondo bigliettino. Con un attimo di tensione, concentrazione, anche perché uno si prepara tutto l'anno per questo momento qua. Grande coda, facciamo vedere mangiando il gelato. Nicole dovrà mangiare un gelato, ma attenzione perché il gelato Nicole se lo deve comprare dopo essere partita. Esatto, durante la corsa. Quindi nel momento in cui Luca ti lascia il testimone avrai dei soldini in mano. Con cui questo è un gelato da vuoi tu. Esatto. Il bancomat. Se avessi solo il banco. Tu dovresti avere tutto il giro con ancora il gelato in mano. Cioè quando arrivi al traguardo, cioè dovresti avere appena finito. Intanto Luca corre, come vedete dalle immagini sta correndo, è velocissimo. Chissà cosa sta facendo. Speriamo non sia svenuto. È nelle prime 100 posizioni più o meno a vederlo. Magari così. Magari è caduto. Magari è svenuto. Speriamo non sia svenuto, alcuni, esatto. Dicono forse è svenuto. Ah. Sì, per la maschera. Mi sa che sta arrivando. Oddio, è lui, sta arrivando. Siamo. Abbiamo un tempo record, probabilmente il primo che vediamo tra tutti. È lui, forza. Dici qualcosa, come sono questi? Come sta andando? Com'è? Non è finita. No, ti manca ancora un bel pezzo. E dacci due parole. Vorrei del cibo, grazie. Vorresti del cibo? Abbiamo dell'uva. Ma io direi di fargli fare il giro con tutta la vaschetta. Ma poverino. Luca, ti possiamo vedere? Un'altra? E non mi dico che faceva schifo. No, è buona. Lasciata al sole. È caldissimo. Un'altra? Per l'energia? Per le vitamine. Ah. Meglio, okay. meglio per il tuo fisico. Ma ora batto tutti, raga. Sei primo. Devi rallentare un po'. Anche perché stanno passando dietro quelli che ti stanno tutti raggiungendo. Tutti quelli che mi doppiano mi stanno dicendo che sono primo. Vado. Ciao, buona corsa, divertiti. Non mollare. Ale. Dai che stai vincendo. È un'emozione grandissima, come dicevo, il nostro figlio che è partito prima adesso è alle superiori. Detto questo, direi che Nicole si va a preparare. In bocca al lupo, puntiamo a fare quanti minuti? Su una scala tra 2 ore. Uno e mezzo minuto, ok, va esatto. Bene, ci sta. Ore dovrebbe essere arrivato. Eccolo là, non è vero. È arrivato, è già qua. Luca, dici com'è stato. Attenzione perché sotto chi contate c'è che... ed è proprio Luca. Luca. Non so se si era capito, ma sono Luca. Quanto ci ho messo, vorrei sapere? Poco. 29 minuti. Io pensavo tipo 45. Ma perché mentre corri ti sembra così. Sì, ma poi l'uva, prima io quando hai preso il l'uva. Il tempo quando ci si diverte secondo me e vola. Lì tu avevi la sensazione di andare più lento, ma in realtà stai andando molto più veloce. È l'uva, tu dici sì. L'uva. Sì, è l'uva. Allora, ci sono tutti i turisti. Sì.
che tifano indiscutibilmente per uno vestito da cretino. A prescindere. Vedono e... Go, 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 go! Poi arrivano gli altri, fortissimi, sudati, marci, e non se li caga nessuno. Questo consiglio... Quindi tu dici, perché correre competitivo? Consiglio per l'anno prossimo. Vabbè, posso cambiarmi? Sì, puoi cambiarti. Aspetta, ancora una domanda. Dimmi. È sempre di natura tecnica. Cioè, noi dobbiamo puntare a perdere. Quindi come siamo messi in questa... Allora, secondo me non siamo messi benissimo in termini di perdita. Vedi. Cioè, c'era comunque qualcuno dietro di me. Dobbiamo... Però, dobbiamo migliorare. Però posso dirvi, questo ci dà un obiettivo per oggi. Perché arrivare ultimi sembra sempre facile. Ma invece oggi vi dirò che arrivare primi, secondo me, è più facile che arrivare ultimi all'Edileco Run 2023. Quindi noi oggi faremo la cosa più difficile. Strategie per arrivare ultimi, no, parliamone. Perché effettivamente quando tu devi arrivare primo, tu sai che davanti a te c'è qualcuno, quindi devi correre più veloce. Quando tu devi arrivare ultimo, corri piano, ma se uno è fermo da 10 minuti, certo. Tu non puoi sapere, cioè tu magari esatto, hai girato l'angolo e dici, vabbè, sono io ultimo. E in realtà c'è l'altro ancora in mezzo alla via che certo, ci prende gli applausi. Jacopo, corre adesso, però intanto... Cacciara Sbox. È arrivato il momento. Sento la pressione che sale. Cosa ti tocca? Cosa ti tocca? Attenzione. Corvo Nero. Ti vestirai come uno studente di Hogwarts della casata di che Corvo fortunato. Nero. Fortunato. Quindi in realtà non così pesante, però in realtà noi abbiamo deciso di renderlo peggiore, quindi avrai anche un cappotto nero di quelli invernali. Olà! Olà! Grazie! Sei devastata! Ho il gelato. La tua mano! Allora, tu sei il prossimo, vero? Sì. Il testimone arriverà un po' appiccicoso. Vai! Ma attenzione perché è tornato qualcuno. È tornato Nico con la rispettiva mamma. Che ciao! Hai smesso di piangere? Sì, ha smesso perché sì, ha fatto una Edileco Slip. È andata bene? È andata bene, sì, okay, sì, ci abbiamo messo un'ora. Perfetto. Quindi è stato un buon tempo comunque. Vi abbiamo riservato il turno. Grazie, grazie mille. La fate insieme? Sì, la facciamo insieme. Stima dei tempi? Allora, dipende da quanti cagnolini incontriamo. Ah, perché, me, perché vi fermate? Ci fermiamo a tutti i cagnolini. Ah, va bene. Ah, è già fermo. Allora, tocca a noi. Vai, 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 vai. Ok, è calato il buio, siamo appena rientrati da un'infinita cover band. Sì, no, infinita, per niente. È durata davvero poco. Io vi dico, hanno iniziato il sound check ieri. E sono le... Sono le 7:30. Comunque sono passate le ore. Stavano facendo per la quarta volta Chi ha ucciso l'uomo ragno. Vogliamo dire la cosa divertente? Allora, perché è una cover band. È una cover band degli 883. Sì, okay, esatto. Cioè, e fin qua. Aspetta, facciamo una premessa. No, non c'è Max Pezzali ad Aosta, no, in questo momento. No, no. Non ci sono gli 883, quindi ci sono queste persone. Hanno appena finito di fare tutte le hit. Tutta la discografia. Più che volte. Perché l'hanno fatta per 6 ore. Quindi... Anche inediti. Esatto. Max Pezzali che usciranno a forza breve, di 3 minuti, sì, in 3 sì, minuti, qualcosa allora, dovevo fare. Allora, io comunque già dico che quando sono arrivata, perché io tutta questa cosa del soundcheck eccetera me l'ero persa e ho solo sentito Max Pezzali, sono arrivata in piazza con Nico correndo, che gli faccio sei un mito, ho detto anche un po' troppo perché, non nel senso, perché poi non sapevi nemmeno che sarebbe stata la prima volta di 7 ascolti effettivamente. E ho detto, che ti ho detto vabbè, che carini, hanno messo questa canzone, pensavo non fosse una band, io pensavo fosse il disco. Mi sono fatto prendere dall'emozione, io e Dave qua presente, siamo andati sotto il palco, ci siamo fatti, perché ti trasporta a quella pogare? Musica, no? No, eravamo là a cantare con gli occhi chiusi, le trecce che andavano, però ho chiuso gli occhi per un secondo e mi sono sentito ad un concerto degli 883, però poi ho aperto gli occhi e mi sono trovato lui, cioè questo signore non pelato, con lo stesso cappellino però, e è come, devo dirlo, è come quando sei pronto, stai per fare l'amore, il sesso con la tua fidanzata, ti apri gli occhi e c'è un signore con i capelli, la pancetta e che canta sei un... Non lo so imitare io, lui sì. E mi ha lasciato tipo...
Però non siamo cortesi perché era davvero uguale. No, era molto bravo. Proprio perché è uguale. Proprio perché è uguale. Cioè, e secondo me non solo bravo, ma adesso anche bravo per la performance. No. Cioè, voglio dire, per la durata delle 5 ore. 6 ore? 7? L'ultima. Lui ha fatto più ore di quanti noi giri abbiamo fatto. È solo questo. Ma siamo qui per parlare. Esatto, abbiamo un solo scopo: sapere un aggiornamento live di qual è il posto in classifica della nostra squadra di Lumina. Sono in fibrillazione. Secondo voi? Io ce l'ho già aperto, non lo guardo. Quante sono le squadre? Ci sono, sbircio solo. Sono 59 squadre. Vi avverto però che vabbè, poi io vi dico una cosa. Almeno, cioè, allora il nostro obiettivo è perdere. Del 59esimo. Arrivare 59esimi. Cioè, arriviamo. No, secondo me 50. Ah, io dico 48 almeno. 48 almeno. 51. Io credo anche, però forse sì, 45-48. Vai, vogliamo sapere. Allora, intanto vi voglio dire che non siamo ultimi, ma vabbè, quello lo temevo. Se ci può consolare, l'ultimo è Giovanni. Cioè, Giovanni ha fatto un giro. Quel giro l'ha fatto bene, 25 minuti. Bravo, cioè, ha fatto Giovanni. Un giro, Giovanni. Ma poi come facciamo a battere Giovanni? Ma e poi cosa ha fatto dopo Giovanni? Ma noi già ne abbiamo fatti almeno. È andato a cena 5-6. Poi magari. Ma magari comincia dopo, ne fa un sacco di notte. Ma ha fatto a fare un giro? Giovanni. Vabbè, noi a che punto siamo? Adesso cerchiamo. Purtroppo, attenzione, non voglio deluderci, però comunque buono, siamo 42esimi. Abbiamo fatto 7 giri. Noi nelle prossime 6 ore dobbiamo fare al massimo 3 giri. Dobbiamo fare meno 6 giri. Esatto. Per arrivare a Giovanni. Ma se li facciamo al contrario, ce li tolgono? Cioè, se andiamo all'incontrario. Cioè, se io parto da qua. Devo chiedere. Ok, chiederemo agli organizzatori. Partiamo a diventare da 42esimi, portiamo a diventare 43esimi. Significa che quelli dietro di noi hanno fatto 6 giri. Noi siamo a 7. Vabbè, okay. Ce la possiamo fare. Okay. Se riusciamo a star fermi a 7 per 2 ore, 2 ore, arriviamo quantomeno 55esimi. Gli ultimi in classifica quanto stanno facendo? Allora, un giro, due giri, tre giri, tre giri, tre giri, tre Raga, giri. Però sono passate quante ore dall'inizio? È iniziata alle 4. Sono 4 ore. Vuol dire che hanno fatto un giro all'ora più o meno. Un po'. Cioè, Giovanni ha fatto un giro in 4 ore. Giovanni ancora sta girando. Giovanni è partito alle 4, come te. Però Giovanni è ancora in giro. Ma che infamia, Giovanni. Giovanni sta facendo cena. Ci stai rovinando tutto. Giovanni sta facendo cena. Sta facendo cena con il cosino attaccato. È al mercato internazionale che mangia gli spazzel. È andato dagli argentini. Sta mangiando le cose. Appurato che ultimi non ci arriveremo, perché ormai abbiamo fatto più di Giovanni. A meno che Giovanni non si pam. Vedete che Giovanni potrebbe essere un corridore notturno. Lui dalle 1 si fa 30 giri. È un pipistrello. 30 giri. 30 giri in cima. Brava. Ha dovuto fare quella iniziale perché doveva. Ci si deve iniziare. Adesso è andata nella sua caverna. E uscirà solo di notte. Così. E adesso alle 1. In realtà sta già iniziando. Magari Giovanni, prossimo aggiornamento orario. Vedi che è terzo. È tipo arrivato terzo, sta volando velocissimo. Risettiamo il nostro obiettivo. Okay. Peggio di 50. Va bene, dai, facciamo così. Noi dobbiamo superare Giovanni, insuperabile. Qui per sbaglio. Sono qui per sbaglio. Christian. Anche Christian. Lucia, la signora Lucia, che ne ha fatti 3. Come Christian. Beh, brava. Ma non potevano fare almeno una squadra? Almeno occupavano un posto. Giovanni, Lucia e Christian insieme. Questa non è Ibiza. E si va a far con la cassa dritta. Adesso è ufficialmente partita la silent disco. E quindi c'è la piazza totalmente in silenzio e tutte le persone hanno la musica in cuffia, loro compresi. Sono tutti sintonizzati sullo stesso colore. Devono rispondere alle domande che io farò loro, ovviamente senza sentirle. E benvenuti a Illumina Osta. Allora, avete tutti lo stesso colore? Avete tutti lo stesso colore? Le regole sono queste. Io faccio una domanda e voi dovete rispondere quello che avete capito. Voi dovete rispondere. Non ti capiamo. Una domanda. Vado? Vai. Pronti? Pronti. Perfetto. Qual è il tuo colore preferito? Qual è l'edificio? La devi rispondere. Devi rispondere. Sì, non devi ripetere la domanda.
Devi ripetere la domanda. Sara, Monte Bianco. E basta. Devi rispondere e basta, senza ripetere la domanda. Devi rispondere e basta, senza ripetere. Quanto è alto il Monte Bianco? La indovino con una. Sì. 4810. Quanto è alto? Non quanto è bianco. Monte Bianco. Tanto, nel dubbio. Quanto è alto il Monte Bianco? Sto bene, grazie. Troppo forte. Come si chiama il Papa? Paolo? Giorgio. Gianna. Giorgio. Giovanni. Come si chiama il Papa? Francesco. Come si chiama il Papa? Papa Francesco. Ti ballano tranne te. In questo momento ho 27 anni. Quanti me ne mancano per arrivare a 30? 24. Come si chiama il presidente della regione Valle d'Aosta? Non lo so, è il presidente della regione Valle d'Aosta. Allora, Testolin, non lo so. Testolin. Non lo so più, non me lo ricordo. Rolandin. Di che colore è il logo di Illumina Aosta? Che colore? Rosa. Blu. Giallo. Allora li avete detti tutti. La domanda era: di che colore è il rosa del rosa? Rosa. Rosso di sera. Non hai detto niente. Hai fatto così. Basta. Rosso di sera. Bel tempo si spera. Brave, brave. Cioè, sta correndo qualcuno dei nostri. Qual è l'animale tipico valdostano? Ma chi è Pino Valdostano? Rosso e nero. Che rosso è la scapola? La rifaccio. Qual è l'animale tipico valdostano? Tipico? Sette. Qual è l'animale tipico valdostano? La reina. Bravo. Si corre. Allora, abbiamo deciso di fare un giro. Visto che stiamo andando troppo forte. Sì, adesso andiamo pare. Scusate, c'era un tipo che ci guardava con simpatia e pensavo che volesse tipo apparire in incontrato, che invece voleva solo correre, giustamente, in effetti, è qui per questo. Noi invece questo giro lo facciamo così, tranquilli. Così, in passeggiata. Che bella la sera d'Aosta. Ci stanno sgridando tutti i controllori di gara. Perché pensano che noi non stiamo correndo. Spostatevi, che ci sono gli atleti. Oh, noi siamo atleti! E allora noi tiriamo fuori. Guarda come corriamo. Fagli vedere il testimone. Allora noi tiriamo fuori il testimone e si zittiscono, raga. Dovete stare. Aspetta, c'è il controllore. Dobbiamo correre. Abbiamo il testimone. Testimone, noi stiamo. Stiamo correndo. Corriamo. Ok. Ma il teatro romano di sera? Raga. Hop. Ma di cosa stiamo parlando? Voi che ci seguite da fuori Valle d'Aosta, voi ce l'avete? Il teatro blu. Occhio, aspetta, spostati. Aspetta, che loro corrono per sì, sapere. Però tu fagli vedere che noi ci abbiamo il testimone. Anche noi corriamo. Allora. Chissà se dopo questo giro saremo davvero ultimi. Sicuramente noi ci stiamo impegnando. Guarda, cioè. Ma che bello. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa avete in Puglia? Voi ce l'avete in Puglia? Avete in Puglia il teatro blu? Non ce l'abbiamo. Vediamo. Corriamo. Stiamo correndo. Ai, attenzione. Non stiamo correndo, vedo. Com'è che non corriamo qua? Correre. Bisogna prendili, che adesso lo diciamo alla loro squadra e li puniscono. E voi? Non si corre? Non si corre? Facciamo finta. Voi fate finta, facile correre così, Bravi. Ok, siamo arrivati in piazza, dobbiamo fare come tutti, ovvero che iniziano a correre quando si arriva in piazza. Hop. Oh mio Dio. Guarda, ti hanno invaso lo studio. Guarda, gli altri della nostra squadra come si rilassano e noi invece a correre. Ci sbattiamo. Guarda, c'ho anche il testimone. Siamo rientrati, abbiamo un intruso. Eccolo. Un intruso è arrivato. Un intruso di casa. È arrivato il professor Tranquilli, che vuoi dire vuoi fare uno spoiler? Professor Tranquilli non è più professore. No. Purtroppo. Licenziato. È stata una carriera finalmente strepitosa, hanno capito che molto breve. Ma gloriosa comunque. Intensa, sì, ma magari c'è gloriosa. Sempre un ritorno di fiamma. Ma sai, le minestre. Ho pensato che fosse meglio lasciare al picco della carriera. Se volevo. Ho chiamato apposta il professor Tranquilli, che in realtà gareggia per un'altra squadra. Cioè la squadra della Cittadella. Noi abbiamo preso dei fogli perché voi dovete sapere che Lady Lecoran
funziona, ci sono due competizioni. La gara non competitiva, cioè fatta da squadre che la fanno un po' così per divertimento, ed è il nostro caso, il caso della maggior parte. Ma c'è anche la competitiva, con gente che la fa correndo seria, forte. Vogliamo sapere quanti giri hanno fatto forti i più forti della competitiva. Un minuto di silenzio per quelli che corrono 24 ore da soli, cioè, ma davvero? Ne abbiamo parlato prima. Soli. Da soli. Ah vabbè, a parte Giovanni, per però i nostri interessi, quelli che corrono da soli ci stanno mettendo molto in difficoltà. Quindi no, infatti, cioè, sì, trovatemi una squadra. No, sono d'accordo. Allora, classifica ora 3 della competitiva, la scarichiamo. Questi sono i primi? Sì. 15 giri in bene, abbiamo fatti la metà. 2 ore e 56. Va bene, va bene. Quindi okay. Posso prendere appunti? Giri, sì, prendiamo, grazie. Scriviamo. Vai, dati. Dati. 15 giri. Col giallo scrivi, cioè, sì. Allora, 15 giri. 15 giri, 3 chilometri, sono precisi i chilometri? 3 chilometri e 130 metri. Sono circa 3 chilometri. Noi vogliamo calcolare come avrebbero potuto spendere meglio il loro tempo. Allora, intanto 15 giri per 3 chilometri, se siete 78. D'accordo, siamo a 45 chilometri fatti. Giusto. Sì. Per non complicarci la situazione, trasformiamo questi chilometri in metri. Perché? Perché è sempre meglio con le cose più... 45.000. 45.000 metri. Uguale perché a capo. È un'equivalenza, esatto. Vi ricordate? Certo. Uguale a capo. Ah sì, 45.000 metri, che adesso, è M minuscola. Per il nostro calcolo in realtà ci servirebbero i centimetri, però... Tracciamo l'obiettivo. Allora, il nostro obiettivo è... Consideriamo l'energia che hanno speso queste persone per fare questi 45.000 metri. Se avessero usato questa stessa energia per fare altro, cos'altro avrebbero potuto fare con la stessa quantità di energia? Immaginiamo di metterla tutta in una stanza stretta e poi di rimetterla da un'altra parte. E soprattutto quel qualcos'altro, quante volte avrebbero potuto farlo? Esattamente. Cioè, perché poi magari potrebbero farci qualsiasi cosa, ma dobbiamo, io voglio sapere quanto. Dobbiamo calcolare l'energia che hanno speso questi qua. Allora, abbiamo dei dobbiamo tizi, calcolare. Non sappiamo quanti. Facciamo finta che sia allora, uno. È uno solo. È Giovanni quando si sveglia. Giovanni quando si sveglia ed è sul pezzo, allora, parte. Un tizio solo ha fatto 45.000 metri. Ok. Quanta energia ha? Ma energia, comunque, calorie. Quante calorie si bruciano a correre un chilometro? Qui internet dice che si perde circa una chilocaloria per chilo di peso corporeo al chilometro. Aspetta, quindi allora stimiamo che questa persona fosse molto grassa. Tipo 200 kg. Forse, perché adesso dopo 45 km. È vero. Quindi facciamo finta a questo Giovanni. No, per comodità, perché il calcolo sennò non viene lineare. Le chilocalorie totali sono 70 per 45. 3150 chilocalorie. Questa persona ha speso fino ad adesso 3000 calorie. Cosa potevamo fare in alternativa con 3000 calorie? Chilocalorie. Usare la ciclabile, posso proporre. Ok, potevamo usare la ciclabile. Perché bisogna andare a piedi che ce l'hanno costruita? Ok, quanti chilometri sono? Quindi 3000 chilocalorie. In bici quanto si va? 20 all'ora. 20 all'ora, è veloce 20 all'ora. In bici, in ciclabile, sì. Quante calorie si bruciano con un'ora di bicicletta? 500 calorie. Allora, 500. Facciamo un po' meno perché vai piano, facciamo 300. Perché 500 dice da 300 a 500, ho capito, però dobbiamo essere precisi. 300 è meglio, appunto. Cioè, è meglio 300. Allora. 300. Allora, 300 calorie per un'ora di bici. Calorie. Calorie ci cambia tutto. Dobbiamo essere precisi e poi... Guarda che calorie, è kcal. È questa roba qua. Calorie. Che chilocalorie? Quindi dobbiamo fare 3000 kcal diviso 300 kcal e otteniamo le ore di bici. Quindi 10 ore di bici. Quanto è lunga la ciclabile di Aosta? Secondo me è tipo una dozzina. 30 km, bene. In bici, secondo me. A 30 km a 20 km orari, quindi ci vuole un'ora e mezza. Quante ciclabili riusciamo a fare in 10 ore? 6 ciclabili e mezze. Eh sì. Con l'energia che ha fatto bruciata ora, che ha fatto squadra... Franco per fare 45 km avrebbe potuto fare 6 ciclabili e mezzo. Bravo Franco, cioè, ma potevamo chiedergli di finirla a lui.
Riprendiamo un attimo perché vi prima devo non raccontare detto una cosa. Esatto. Ok, allora io sono un po' inquietata. Io ringrazio il popolo di Lumina Aosta. Però, allora, già che io adesso abbia corso e correndo, io avessi la tifoseria di persone che non conosco che mi urla: vai mamma di Nico e Gatti, oppure vai Nico, bravo. Fatelo, sì, molto no, bello. È bello, è bello, è un po'... Io faccio sempre di... perché non so bene come reagire. Ma io credo che la cosa che più mi ha sconvolta è stata ormai un po' di tempo fa, quando entro in un negozio, non voglio che questa persona, che evidentemente segue tutto, okay, si riconosca. Entro in un negozio e questa persona dice a Nico: ma Nico, allora l'hai fatto il giro in trenino? No, non ancora. Che ansia però. Cioè, ma mi sento una super... Però, cioè, capisci che adesso io rispetto te e il tuo lavoro, però pensavo di venire qua fare delle risate con te come abbiamo sempre fatto da una vita, e che va, la cosa va, si concludesse lì. Illumina ossa, bello, ci divertiamo, bello. Bellissimo. Però, cioè... Basta un po' meno, insomma, cioè, un po' meno. Stai partendo? Vieni, sì, fatti vedere cosa ti è uscito. Ciao, ciao, ciao. Indovinate tutti cosa gli è uscito, fatti vedere dietro. Sono... Vieni avanti, vieni avanti. Sono... Vieni avanti. Cosa sarebbe Sto questo? Sto portando un bambino appena nato. Qual è l'animale che mette la testa sotto la sabbia? Qual è la capitale? Devi rispondere, non devi... Ok, vai. L'ombrico. Il gatto. Mi dispiace. Ripeti la domanda. Qual è l'animale che mette la testa sotto la sabbia? Lo struzzo, Delfino. Lo struzzo. Struzzo. Capito? Ma la domanda era: qual è l'animale ermafrodita? Ditemi la ricetta delle cotolette impanate. È George Orwell. Grigio. Io ho capito cotolette impanate. George Orwell. Ditemi la ricetta delle cotolette impanate. George Orwell. George Orwell è quello di Re. Ma cos'è? Ditemi la ricetta delle cotolette impanate. Ah, vaffanculo, Milano, scusate. No, di nuovo. Chi ha scritto la cotoletta impanata? Ma la cosa cotoletta? Sta chiedendo? La cotoletta? Ditemi la ricetta delle cotolette impanate. La cotoletta impanata. Ok, ok, allora prendi la carne, prendi la carne, sbatti l'uovo, la impani, poi, cioè uovo, impanatura, poi fai alcuni la fanno con l'osso. Bravo. Quindi non c'entrava George Orwell. No. Ok, va bene. Dove dormi a casa tua? Via Alice. Non... Nel letto. È bruttissima. Io dico cosa ho sentito. Sì. Io ho sentito: dove lo metto a Luca? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Siamo freschi come delle rose. E che ore sono? Le tardi meno due tardi. E mezza. Sì. Io voglio sapere la classifica. Allora, c'è quella dell'ultimo aggiornamento, quindi quella proprio fresca che è appena uscita. Ho una brutta notizia. Siamo 49esimi su 59. Ce la stiamo mettendo no, tutta io sono, no. Per arrivare ultimi. Io sono arrabbiato. E ci sono comunque 10 che stanno facendo peggio di noi. Allora, io non lo so, vedremo alla fine della competizione, ma io chiamerò il VAR. Possiamo andare a dormire? No, non possiamo. Sì. È finita, mi hanno detto, tu non l'hai sentito, ma ha detto nelle cuffie che la gara è finita. Ah va bene. No, non può finire adesso. Allora, Giovanni tre giri da 7 ore. Io non so. Quanti ne abbiamo fatti? Cioè, noi comunque, nel senso, abbiamo fatto 16. Tanti, eh. Abbiamo fatto 16 giri. Come correvamo? Zoppi. Cioè, i migliori comunque ne stanno facendo. Ma il primo della non professionista sono a 38. Cioè, noi siamo a metà. Poi abbiamo davanti a noi. Allora, i veri forti qua sono imbizzarriti praticamente. Che sicuramente stanno facendo il nostro stesso gioco. Cioè? Che hanno fatto 7 giri in 5 ore e 40. No, non può essere vero. Non può essere ma vero. Non è umano. Il loro tempo medio sono 48 minuti. Cioè, non va vale 3 chilometri. Esatto. Noi adesso facciamo una cosa. Visto che alle Dileco Run le squadre possono sospendere il conteggio per 6 ore e fare una dormitina, noi siamo dell'idea, vero? Ah, io sono molto sveglio, potrei fare altri 7 giri, però sì, sono dell'idea. Quindi stacco e passiamo a domani mattina. Rieccoci. Buongiorno. Siamo pieni di forze. Queste
tre ore scarse di sonno ci hanno aiutato. Cosa è successo questa notte? Le squadre delle persone serie sono andate avanti a correre, quindi se la logica non mi inganna Dovremmo esserci abbassati in classifica. Allora c'è una cosa, io smorto subito gli entusiasmi. Tendenzialmente quelli che ci stavano battendo in bassitudine magari sono andati a dormire pure loro. Però speriamo. È arrivato il mio momento. Vabbè, tu devi già andare a correre. Nicola deve andare a correre. Vabbè, sì. Mettici tanto, mi raccomando. Il tempo di cui hai bisogno. Mi prenderò anche le cuffie e farò la passeggiatina mattutina. Così intanto arriva Sara. Vogliamo vedere la classifica? Vi giuro non l'abbiamo guardata fino adesso. No, anche perché ci siamo proprio chiesti di non farlo. Siamo pronti? Vai. Allora intanto, aspetta, ieri non l'abbiamo fatto. Diciamo chi sta vincendo. Il numero uno al momento è In Run Technos Premium. Bravi. Così è In Run però. Esatto, In Run. No, ma siamo in Valle d'Aosta, diciamo In Run. E vi dico solo, per tarare la media dei giri di quelli forti sono 65 giri. Okay. Ok, fatti in 10 ore, 12 ore, non so quanto abbiamo corso. È iniziata ieri alle 16. Esatto. Non quindi so quante ore sono. Un po' di ore, no? Voi. Esatto, voi lo saprete di sicuro. Scendo in fondo, confermo che Giovanni è ancora l'ultimo, che ha ancora 3 giri. Ma cosa sta facendo? Che ha corso ancora 1 ora e 20. E che quindi niente, Giovanni, media 22,15. Ma ragazzi, comunque, media 22,15 a giro. È buona. È molto più alta della nostra. Cioè se Giovanni corresse piuttosto che starsi a prendere il cappuccino da 2 giorni sarebbe molto più in alto di noi. Beh, vi dico il fondo classifica che secondo me rimane invariato. Però Giovanni, Cristiano e Lucia, basta. Ultimo, penultimo e terzultimo. Va bene. Vabbè. Noi siamo 48esimi. Allora 48esimi su 59. Lo ripetiamo. Sara. Ciao Sara. Ciao, vuoi venire? Noi. Sara, siamo... Come è andata questa corsa? Ci ho messo 45 minuti. Brava, brava, è quello di cui abbiamo bisogno. Ma ripetiamolo, noi siamo 48esimi su 59. Noi eravamo arrivati a 50esimi ad un certo punto, 49esimi. Poi ad un certo punto 46. Eravamo tornati verso il 50. Stamattina, dormendo, abbiamo fatto più giri di quelli che non stavano dormendo. Quindi faccio un appello silenzioso a chiunque di noi abbia corso senza dircelo. Basta. Perché? Basta. Perché? No. Ci premiamo con una buona... Sì, facciamo colazione. Scusate, direi. Abbiamo preso del cibo. Buon appetito. Auguri. E buongiorno anche a voi. Arrivano con altro cibo e altre ma perché bevande. Non bastava. E di Leco colazione. Mi piace. Vabbè, nel frattempo sta passando una comitiva. Ma infatti stanno facendo le di Leco. Si vedono, spero. Beh, bisogna... Guardala. Guardala. È a metà giro. Sei arrivata apposta. Vabbè, Luca, rinuncia al tuo. Buon appetito. Buon vai, appetito vai. Me... Buon giro. Vai. Allora, siamo appena tornati da Zumba. Agevolo alcune clip per farvi vedere. Ma detto questo, tocca già a me. Estraggo. Prete. Don Luca. Passate vestito da prete. È lì in quella scatola. Quindi trattala bene. Oh Gesù. Vado. Siamo pronti? Sei gnocchissimo. Guarda. Eccoli! Passate! Noi raga stiamo mangiando! Madonna, che animale! Madonna! Ma tutte per noi? E ne abbiamo bisogno perché noi ci stiamo davvero impegnando! Ma infatti... Può essere un po' faticoso, anzi... Così non fate fatica! Okay. Ok, possiamo continuare e andare avanti. Sono riuscito a intercettare il team di parte del team di Leco. Scusate, quanti siete oltre ai presenti? Ne avete un'idea? Abbiamo tutti i volontari che sono più di 50 e anche tutti i nostri colleghi delle di Leco che ci danno una mano, che sono, non te li conto tantissimi. Neanche, no, non si contano. Collu,
Puoi venire un attimo? Facci questo onore con Lura, per favore, grazie. Io ve la faccio porre da lui direttamente. Dai, perché... dici tutto. No, io ho un'altra domanda, non so se è la stessa. Ma è lui il signor Roberto Edileco? Roberto Edileco. Non c'è nessuno che si chiama Roberto Edileco. Roberto. Tra l'altro, ecco, abbiamo tantissimi. Ma forse Roberto allora, ci manca. Allora, vabbè, mi spiego. Esatto. Ma non c'è Roberto. Mi spiego cosa. Sei arrivato e loro a un certo punto poi mi chiedono: ah, ma lui è tipo Roberto Edileco? E io sì. Adesso hai un nome d'arte. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Sei diventato Roberto. Ma tanto Roberto di cognome di Roberto di nome Edileco di cognome. Di cognome. Chiaro che sì, chiaro che sì. Lo lascio dire a te. Chiariscici questo dubbio, Roberto, che non ti chiami Roberto. Beh, mi chiamo Davide. Grazie Davide. Però Edileco di cognome. Davidone se volete, ma Davidone. Non Roberto. È fuorviante. Davidone, è vero. Quindi addirittura ci stai dicendo che Edileco non è il tuo cognome. Esattamente. Madonna. La nostra è una cooperativa che si chiama così. Spiega cosa significa, così almeno chiariamo. La cooperativa Edileco è un gruppo di 25 soci, 100 e passa dipendenti, che si occupa di costruzioni e ristrutturazioni ecocompatibili e di organizzare l'Edileco Run 24. Perfetto, ma la domanda che io vi pongo in questo momento è: noi siamo questa questa è parte della nostra squadra. Calma, calma. Allora, prima di fare la domanda che volevo farvi, la questione è: vi rendete conto che non è possibile perdere a questa gara? Cioè, il nostro obiettivo è stato, visto che non possiamo arrivare primi, arriviamo ultimi. Ce la stiamo mettendo tutta. Vi state impegnando. Cioè, ci sono 10 squadre sotto di noi. Questa, scusami, posso risponderti, è la vostra prima edizione. Questa è un po' di un'arroganza di gioventù, no? Dire vado e arrivo io ultimo. Ci sono tanti team che cercano di farlo da anni e non ci sono riusciti. Hai ragione. Come e quando vi è venuto in mente di fare questa cosa? Perché noi stiamo morendo e stiamo gareggiando per arrivare ultimi. Quindi ci immaginiamo chi sta gareggiando per farlo bene. Ma tu quanti giri hai fatto? 2. Eh beh, quella tutta da Spider-Man. Io quando ti ho visto ho detto non finisce il giro. No, l'ho finito. Una da Spider-Man e prima l'ho fatto da prete. Come tutte le aziende noi sponsorizziamo, no? Esatto. Manifestazioni. E nel momento che noi siamo una cooperativa, tanti soci che si occupano di gestire un'azienda, tutti insieme, e questa competizione rappresenta il nostro spirito di squadra, la maniera di fare l'impresa che è diversa in maniera cooperativa, e questa manifestazione a partire dalla staffetta con cui che è la format della corsa, a come viene organizzata con tutti gli eventi, tutto questo team, ognuno si occupa di un pezzo e rende possibile una maratona veramente di corsa e eventi uno dietro l'altro senza che niente vada mai storto. Assolutamente, mai, fila tutto liscio, mai, successo niente. Abbiamo delle diapositive solo qui a confermarlo. Dopo tutto questo, è da 5 anni che l'organizzate, ogni anno cresce. La soddisfazione più grande che vi portate a casa dopo questa sfacchinata incredibile? La gente. E quanta gente c'è? C'è tantissima gente. Io, per me è la terza edizione. E quindi rispetto alle altre due, veramente arrivare in piazza il mattino dopo la notte, dopo aver finito alle 5 di notte, 5 e mezza, e trovare così tanta gente stamattina è stato davvero bello. E poi ogni quanti, anno quanti quest'anno? 1600 quest'anno. Cavoli, ho sbagliato, ho detto 1400. No, ci sono i 200 bimbi, non ci scordiamo i 200 bimbi. Più di 200. Però non chiama la questura, però, perché se chiami la questura sicuramente siamo, ti dicono qualcosa 500. In meno. No, va bene, va bene. Ok. Di vedere lavorare in maniera spontanea tutto il nostro team in maniera spontanea e disinteressata per la riuscita dell'evento, e vedere tante persone che lo sentono proprio, che la riuscita, insomma, è una riuscita di squadra, questo è commovente. Ti riempie, perché sono mesi durissimi per noi, ci lavoriamo da tanto tutti noi e siamo stanchi, morti, ma siamo felici, possiamo dirlo. Abbiamo avuto una botta col tempo, che è stato fantastico. Si può dire qua, si può dire. Tu guardi diciamo l'effetto di insieme, ma se tu vai a vedere i singoli punti dove si la regia, se vai al ristoro c'è cioè Nunzia che sta sulla sedia a rotelle, che taglia 6-7 km di salame, va in palestra 2 mesi a un braccio così. Oggi mi ha chiesto se potevo tagliarle un po' di parmigiano, perché non ce la faceva più dopo aver tagliato 3 forme di parmigiano, che è durissimo col coltello. Ogni anno c'è la postazione per Nunzia. Piccola curiosità, quando è che avete iniziato a organizzare?
secondo me non abbiamo mai smesso, nel senso che la cosa bella è che adesso ci fermiamo, ma non ci fermiamo perché raccogliamo tutti gli spunti dei colleghi, degli amici, li archiviamo, poi tendenzialmente li mettiamo un po' a decantare, ma su fine anno, inizio del nuovo, ci rimettiamo tutti in moto. È un crescendo, un impegno crescente che alla fine porta tutto il team a lavorare su questo per gli ultimi due mesi. Sì, gli ultimi due mesi vedi solo arancione. Facciamo sempre costruzione, il nostro lavoro. Noi siamo un'azienda che tutti i giorni fa lavorare 300 persone in 40 cantieri e io ogni tanto chiamo Sara e le dico: Sara, c'è da organizzare questo atto dal notaio? E mi dice: non mi scassare che ce le dico, era 24. E invece allora me l'avete servita prima e ve la riporto in questo momento e poi così chiudiamo. Lo sbatti più grande, cioè la cosa più... Immagina un giorno ti svegli ed è il giorno in cui devi ordinare i chili di lasagne. Quante ne ordini? In effetti, prova a indovinare. Quanti, come si fa? È proprio così, ti guardi e dici: boh. Io potrei confermare di aver visto dei modellini di carta. Noi ci facciamo i modellini con dei tocchetti e contiamo le porzioni. Quante porzioni stanno in tot? E poi immaginiamo: beh, ma questa in casa, se c'è tanta gente, la facciamo diviso due. Se c'è meno, delle e quindi lasagne. Qual è il risultato? 280 kg. Un di lasagne. Incredibile di lasagne. La stanchezza è talmente tanta che prima, per provare se funzionava il timbro delle lasagne, mi sono timbrata da sola e mi sono giocata la mia porzione. grazie per essere stati qui. Grazie. È stato molto bello avervi qui in questa diretta perpetua. Anche per noi, però ti inviterei a dirlo dopo che hai visto la puntata Monda. Ciao. Allora, chi è lui? Io sono DJ Roy. Non sono abituato a parlare davanti a una telecamera, piuttosto lo faccio solitamente in chiuso, in una radio. Soprattutto senza insonorizzato farmi vedere. Senza tutto sto bordello. Non so come farai a montare tutto questo. Guarda, ti faccio complimenti a prescindere, bravo. DJ Roy, Top Italia Radio, voi lo conoscete. Okay, cosa vuole lui? Ogni tanto ho il direttore artistico che mi richiama all'ordine. Sono in un'importante intervista, Illumina Osta. 3 minuti arrivo. Tu stai conducendo la giornata. Ci provo. Ok. Certo, perché io nasco come DJ. Io non sono in realtà lo speaker di eventi, mi ci hanno tirato dentro. È andata così. Hanno detto: mi serve uno speaker bravo, conosci qualcuno? No, vabbè, allora vieni tu. Esatto. Ed eccomi qua. Allora, sarò sincero con voi. Vai. Non l'ho detto ancora a nessuno, lo sappiamo soltanto noi dell'organizzazione. Tanto la questa partenza, esce fra 2 settimane. Perfetto, okay, già in prescrizione. La partenza, ci ho lavorato una notte intera per scegliere la canzone giusta, per tagliarla, montarla, perché sono da solo, mi faccio regia e faccio lo speakeraggio, no? Avevo da fare una roba molto importante a cui tenevo, però tenevo tanto anche a tutta la metrica, al sound, e mi sono dimenticato una cosa fondamentale: i coriandoli e arancioni. Ragazzi, era tutto nelle mie mani, dovevo far partire i coriandoli, me li sono dimenticati. Ragazzi, sono arrivato, la mia fidanzata ha fatto un giro di corsa e mi fa: guarda che non hai fatto i coriandoli. Porca miseria. E vabbè, pazienza. Comunque era un aspetto molto però carino. Però adesso ho visto i cannoni, quindi per l'arrivo li abbiamo spostati. Infatti ho ripiegato dicendo: no, in realtà l'ho fatto apposta per avere la possibilità di spararli dopo la premiazione. Sì, scappo ragazzi, perché sennò non ce la facciamo andare avanti con il resto. Vai. Corri. Ragazzi, chi vi ho portato al tavolo? Il direttore artistico dell'Edile Coran. In realtà non solo, perché Alessandro Stevanon fa anche il direttore artistico dell'Edile. Anche il direttore. Da quest'anno sì, con estrema gioia e onore. Ma senti, cose che ti hanno dato soddisfazione e invece cose che ti hanno creato sclero. Fortunatamente per ora è andato tutto come da copione, e le cose che mi hanno dato soddisfazione veramente sono tante, perché conoscevo l'Edile Coran, l'ho fatta ovviamente non da atleta, perché non ho mai avuto il fisico per farlo, ma l'energia di questa piazza durante questi giorni è straordinaria, quindi aver potuto contribuire un pochettino a movimentare e far aumentare la felicità e il divertimento in questa piazza è stato veramente fenomenale e non ha prezzo. Noi ieri sera stavamo tentando di registrare perché per colpa tua e della cover band degli 883 che noi abbiamo apprezzato in termini di qualità, all'8ª volta di hanno ucciso l'uomo ragno noi eravamo qui
Allora, cercavo un evento che fosse un po' intergenerazionale, quindi insomma chi è nato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, ma poi per 20 anni Max Pezzali e gli 883 insomma hanno segnato la musica pop italiana, abbiamo detto secondo noi questo potrebbe essere il gruppo giusto per poter far ballare e cantare tutta la piazza. E quando questa cosa poi si è avverata e vedevo veramente da mia mamma ai bambini piccoli, è stato veramente forse il momento più bello. In questi due giorni hai visto prendere forma le cose su cui hai lavorato per mesi. Immagino che in questi due giorni tu ti sia reso conto magari di cose che avresti potuto fare e che non hai fatto. Ci sono già venute delle idee per la prossima edizione? Sì, ma non le posso svelare. Però sì, no, alcune cose, ci sono stati alcuni momenti secondo me in cui potevamo coinvolgere di più i bambini e un qualche diuzza ce l'ho, mi è venuto in mente, però insomma secondo me come mio primo evento come direttore artistico sono veramente molto soddisfatto, però ovviamente migliorare si può sempre. Va bene, allora niente spoiler. Dai. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Ci vediamo fra un attimo. Ok, siamo pronti per l'ultimo giro che ovviamente va fatto nel modo più cacciarone di tutti. Oh, io cosa sei vestito benissimo. Tu? Io sono vestito da tutto quello che volete voi, sono il vostro sogno più recondito. Sei una fantasia erotica quindi. Dipende qual è il tuo sogno più recondito, nel senso se vuoi posso essere anche Suor Cristina, quella che canta The Voice. Prendiamo andiamo, le bandiere. Siamo pronti? Andiamo! Ok raga, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Bravi, bravi. Manca un po' alla premiazione, ma noi vogliamo sapere subito quanto siamo arrivati. Allora l'obiettivo sotto principale era arrivare ultimi. Però ma Giovanni ce l'ha reso alquanto impossibile. Giovanni, Lucia e Christian ci hanno preceduti. Giovanni, complimenti perché sei eccezionale, cioè sei stato davvero forte. Abbiamo trasformato il nostro odio nei tuoi confronti in ammirazione, bravo. Bravo Giovanni, ce l'hai fatta. Noi ci abbiamo provato tutto il tempo, ma anzi, non è andata. Spero sinceramente che Lucia non ti abbia superato come ultima. Illumina Ossa si classifica per il primo anno all'Edile Coran 2023 53esima. Su quanto? Su 59. Però posso fare una considerazione. Gli ultimi tre sono Giovanni, Lucia e Cristian, come ci siamo già detti. Quindi persone singole. Tra le squadre siamo i terzultimi. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Potevamo arrivare primi. Quindi voglio fare un applauso a noi che nello schifo ci siamo distinti e siamo stati i più bravi. Non proprio. Non è vero, nemmeno. Sì, nello schifo in realtà abbiamo fatto schifo. Siamo perdenti nei perdenti. Non siamo neanche vincenti da quel punto di vista. Appurata questa delusione. Bravi e direi che possiamo andarcene. Grazie.